Attimi di grande tensione questa mattina in mare a circa un miglio dal litorale di Montesilvano. Intorno alle 7.30 due vongolare si sono scontrate con violenza. La collisione ha provocato gravi danni e una caduta in mare del conduttore salvato, anche grazie alla solerzia dell'altro equipaggio. Un bel esempio di solidarietà. Le cause dell'incidente in mare, probabilmente l'errore umano favorito dalla scarsa visibilità perché a quell'ora in mare c'era la nebbia. Gli accertamenti ed una sommaria inchiesta sono stati portati avanti dalla Capitaneria di Porto di Pescara, constatando che, considerata la differente dimensione delle due imbarcazioni coinvolte, è per pura fortuna che le conseguenze non siano state ben più gravi. La motovedetta della Capitaneria, prontamente intervenuta, ha assistito alle operazioni di rientro delle due vongolare incidentate con il sostegno in porto dei vigili del fuoco. Un sommozzatore infatti è intervenuto per tirare a secco la più piccola delle imbarcazioni, che per i danni subiti allo scafo si era adagiata sul fondale sabbioso del molo sud.